Mark. Sì? Parlavamo di course match. Ah, è una mezza cretinata. Ma tu avevi creato qualcosa anche al liceo, giusto? Un'applicazione per lettori MP3 che riconosce i gusti musicali. Te l'ha chiesta qualcuno? La Microsoft. Oh, a quanto? Non l'ho venduta, l'ho messa in rete gratis. Gratis? Sì. Perché? Ok, Mark, abbiamo una cosa su cui lavoriamo da un po' e secondo noi è forte. Si chiama Harvard Connection. Crei la tua pagina, interessi, biografia, amici, fotografie. E la gente va in rete, vede la tua biografia, ti chiede... Sì, e che differenza c'è con MySpace o Friendster? Harvard.edu. Harvard.edu è l'account più prestigioso del paese. Il sito si basa sull'idea che le ragazze... Non vorrei essere indelicato. Le ragazze vogliono stare con quelli di Harvard. Divya e mio fratello sono maestri dell'essere indelicati. La differenza principale tra la nostra roba e MySpace o Friendster o qualunque altro social network è l'esclusività. Giusto? Giusto. Sì. Vorremmo che lavorassi per noi. Abbiamo bisogno di un programmatore creativo. E sappiamo che su di te sono entrati duro. Qui le donne ormai sono pronte a lanciare una fatua. Magari questo potrebbe riabilitare la tua immagine. Wow. Fareste questo per me? Vorremmo lavorare con te. Il nostro primo programmatore si è laureato ed è stato assunto da Google. Il secondo programmatore è sommerso dagli esami. Vorremmo che ci creassi il sito e scrivessi i codici e noi ti forniremo tutto. Ci sto. Che? Ci sto. Ottimo. È così che disse? È successo 3 o 4 anni fa, non ricordo cosa dissi. Quando contattò Eduardo? Non capisco questa domanda. Ricorda di aver risposto affermativamente? Risposto affermativamente. Quando avvicinò Eduardo con l'idea di Facebook? Si chiamava The Facebook all'epoca. Non facciamola tanto difficile. Attualmente sto affrontando 2 diverse azioni legali. Rispose affermativamente quando Tyler e Cameron Winklevoss e Divian Arendra le chiesero di creare Harvard Connection? Disse di sì? Dissi che avrei dato una mano. Quando avvicinò il signor Severin con l'idea di The Facebook? Lo avvicinai, non è il termine esatto. Sai. Rispondi pure alla domanda. A una festa all'Alpha Epsilon P. Cos'è? La confraternita ebrea. Era la notte caraibica. Non è che quelli come me sono attratti dalle ragazze orientali, sono le ragazze orientali a essere attratte da quelli come me. Svilupperò un algoritmo per definire il legame tra ragazzi ebrei e ragazzi orientali. Non è complicato, sono strafighe, sono sveglie, non sono ebree e non sanno ballare. Ehi, c'è Mark. Mark! Torno subito. Credo di aver avuto una buona idea. Aspetta, devo dirti una cosa veramente incredibile. Cosa? Sono stato pizzicato dal Phoenix. Stai scherzando? No. Cioè, è solo la prima di 4 selezioni. Ma mi hanno messo l'invito sotto la porta stasera. Domani ho la prima festa dei pizzicati. Grande. Sei stato pizzicato dal Phoenix. Sì, ma lo sai, sarà per la storia del gruppo diversificato. Sono politicamente corretti. Io cavalco l'onda finché non mi di chi mi volevi parlare. Mark. Sì. Hai detto che hai avuto una buona idea. Sì, credo di aver avuto una buona idea. Andiamo fuori. Sarà meno 5 fuori. Non ce la faccio a guardare quel video delle cascate del Niagara che non c'entrano niente con i Caraibi. La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto? Sì. Ma non per le foto delle ragazze fighe. Puoi trovarle ovunque in rete, le foto delle ragazze fighe. Sì. Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono, foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa, e non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Non mi sento più le gambe. Lo so, anch'io sono emozionatissimo, ma guardo. Sì, sarebbe una cosa esclusiva. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Sì, mi piace. Come un Final Club, ma qui siamo noi i presidenti. Gli dissi che mi sembrava geniale. Una grande idea. Non c'era nessun hackeraggio. Le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni.
E gli iscritti avrebbero potuto invitare o non invitare altri amici a iscriversi. In un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava, era l'idea del secolo. Era un progetto grosso.